Ripai TV, sì. Piccolo sogno che si realizza per Indemini Castelletti, perché insomma, altra canzone veramente molto, molto programmata da Radio Flash, dalle nostre trasmissioni. Di solito la lanciavamo in radio facendo partire il CD, qui invece la lanciamo e parte dal vivo. E parte dal vivo, attenzione perché abbiamo 8 giorni... con una partecipazione di Mao, voglio dire, live qui. Vai Stefano. Otto giorni che non fumo e credo di impazzire. Ho finito i soldi insieme alle speranze di partire. 8 giorni che non chiami e bevo fino a svenire sopra questo volto stanco. Porto tutti quanti i segni di 8 giorni di dolore che bruciano nel petto. Ti darò fiori e fuoco, benzina e carezze. 8 giorni che mi sposto da un locale all'altro. Ho finito le mie scorte di sorriso, certezze. Para para pa para pa para para pa para pa para para pa para pa. E nonostante tutto non ho smesso di aspettarti ancora. Giorni che mento a me stesso per restare vivo. 5 film al giorno per colmare il vuoto dei silenzi. 8 giorni di fottuta pioggia quasi senza sosta e 1000 frasi in fiamme nella testa senza risposta. Para para pa para para pa para pa para para pa para pa. E nonostante tutto non ho smesso di aspettarti ancora. Sorda da smaltire al cospetto del lento disfarsi dei miei sogni. 8 giorni senza sonno e senza luce naturale, con il solo scopo dichiarato di farmi del male. Para para pa para pa para para pa para pa para para. E nonostante tutto non ho smesso di aspettarti ancora. Nonostante tutto non ho smesso di cercarti ancora. Nonostante tutto non ho smesso di adorarti ancora. Grazie ragazzi. Prego. Non hai l'archetto. Non ho l'archetto, è vero, ce l'aveva Stefano. Stefano, tu sei un cuore granata d'acciaio. Sì. E accanto, oh, dai, per hai, favore, accanto dai, hai un gobbaccio no, schifoso. Veramente, siamo in una situazione bella dove si beve del vino bianco. E no, vino dopo questa rosso, cosa, ma non bisogna parlare, far salire un po' la febbre da derby. Cioè. Soltanto un cuore granata può scrivere una canzone di questo genere. È solo un cuore granata che batte forte. Invece, cuore granata. No, ricordi, ma scusami, no, invece voglio sapere. Ricordi da Stefano. Voglio sapere da Stefano invece. No, vuoi sapere da Stefano quanto sta battendo il suo cuore granata in questi giorni? Insomma, cose stanno... Il mio cuore granata c'era un po' capito calmato negli ultimi anni. Guardalo, poi quest'anno, se posso dire, in realtà c'è proprio un certo godimento, perché il Toro gioca bene, la Juve ci ha comprato della gente che francamente ha fatto quella campagna acquisti che di solito facevamo noi, no? Sì. Si è comprato Thiago, Almirón, quella gente lì.
E devo dire, un po' godo. Io non vado allo stadio da anni, ma domenica 30 vado. Vai. Sì, sarà l'ultima cosa prima di tornare a Roma. Vado, vado con un altro mio amico. No, ma fai molto... bene. Mao, anche tu andrai a vedere il derby? Certo. Mao, perché sei restio a parlare di questo argomento? Prima, no, io volevo ricordare qual è il sito ufficiale dal quale osservarci, che è wifi.org, ma anche dal sito di Slow Food, www.slowfood.it. Ti ho salvato qua, per esempio, di l'ha fatto lui, anche com, tutti quanti, tutti portano Slow Food. Una volta che fatto, certo, Slow Food, anche se metti EU, arrivi, comunque, sempre, arrivi sempre lì. Va bene, siamo, è stato bellissimo. Grazie, Stefano, davvero. Thank you very much. Il secondo aperitivo, difese abbassate. Questo per dare anche, come dire, l'atmosfera che c'è qui a Cheese. Devo dire, lo diciamo con molto entusiasmo. Sì, sì, a questo punto, però, qui veniamo soltanto dagli aria della mortadella e dei formaggi. Però c'è stato questa mattina il taglio del nastro, ah, sì, ufficiale. Come tagliano la mortadella? Molto qui. Bene, molto bene. Tagliano la mortadella, da paura. Però c'è stato il taglio del nastro questa mattina. Sì. Di solito apre, noi invece praticamente chiudiamo la giornata con il taglio del nastro. Così. Sì. Quasi, insomma, siamo verso lo... Io parlo, non il microfono, chiedo scusa. Tocca lo schermo, tu tocca lo schermo. Come lo fate? Sì. Allora, dategli questa camera, date questa camera a Castelletti, prego, aspetti il microfono. Questa è la mia, questa qui. Allora, cos'è il taglio del nastro? Cosa dico? Tipo il Mao, dimmi tu. Adesso taglio facciamo vedere, adesso dopo facciamo il taglio vedere della torta. Ok, allora adesso, dopo il taglio della mortadella, non della torta, quella la mangeremo, il taglio del nastro, e vai col dito.